aquella noche un vagabundo cambió tu risa en amargura. Y sin permiso entró en mi mundo. Estarei meglio di là. Pedro Luis. È bellissimo vederlo addormentato. Pensare che ormai è nostro. Che resterà al nostro fianco. E che nessuno potrà più separarlo da noi due. Sì. Abbiamo dovuto soffrire molto per nostro figlio. E sai, ho sempre pensato che questo dolore facesse parte del castigo che ci meritavamo. Io per averlo concepito in un modo così irresponsabile e così brutale. E tu per averlo abbandonato dopo la nascita. Pedro Luis. Ma per fortuna, alla fine Dio ci ha perdonato, vedi? E ci ha permesso di tenercelo. È stato quasi un miracolo. Sì, hai ragione. Anch'io credo che sia così. Credo che sia così. E io volevo dirti una cosa. Ah sì? Di che si tratta? Ecco, volevo spiegarti perché ero sparita e spiegarti di Damian, ecco. Perché non so cosa avrei pensato tu quando sei entrato lì e ci hai visti insieme, cioè. Insomma, io voglio che tu sappia. Leonela, non parliamone proprio adesso, per favore. Pedro. Lascia stare, sarai molto stanca, dai, va a riposare. E tu? Ah, beh, io ti raggiungo fra un momento. Hm? Ah, sì. Ah, va bene, sì, certo, è che. No, ascolta, no, volevo solo restare un attimo con mio figlio. Un momentino, a domattina. A domattina. Y por las noches yo te invento. De tu castigo soy el dueño. Porque tu odio es lo que encuentro. Soy el ladrón de tu amor. Tu mal recuerdo. No, no. Dio mio, verrà il giorno in cui Leonela potrà dimenticare questo. Temo che non potrà mai scacciare quel ricordo odioso dalla sua mente. Che cosa pensi di fare riguardo a questo? Non so, non so, davvero, non lo so. Non ci ho nemmeno pensato. È molto difficile per me prendere una decisione in proposito. Soprattutto trattandosi di lei, perché penserà che voglio vendicarmi per quella storia che c'è stata tra di voi. No, questo non c'entra affatto. Va punita indipendentemente da tutto. Non so che dirti. Non voglio essere io a deciderlo. E se vuoi, fallo tu. Beh, ci penserò, ora devo andare. Senti. Sì? Penso che dovresti chiamare Nelson. E perché? In modo che parli con Nieves Maria. Quanto prima bisogna sistemare i documenti e le questioni legali, tutte le carte. E mi sembra opportuno fare tutto al più presto, no? Nelson non può occuparsi di niente in questo senso. E perché? Perché l'ha lasciata. Non sta più con Nieves Maria. Ma come? Sì, sì. Si è semplicemente stancato, non ne può più della sua indifferenza. Come tu della mia, vero? Rispondi. Bene, apro io, tanto stavo uscendo. Ciao. Ciao. Leonela, come stai? Come ti senti? Benino, zia. Perché quella faccia? Perché me lo domandi? Vabbè, non so, ti vedo preoccupata, angustiata. E pensavo di trovarti serena, visto che il bambino finalmente starà con te. Sì, certo che è così. E da un lato sono felice di aver riottenuto mio figlio. Ma ci sono altri problemi che mi angosciano, che mi deprimono.
E cioè quali? Ah, zia Selenia, ho appena saputo che Nelson ha lasciato Nieves. Proprio in questo momento è rimasta da sola, te le immagini? Ah, sì, povera Nieves. Deve essere terribile. Come se non bastasse, ho saputo stamani che... Beh, ieri Tibisai ha avuto un raptus di follia. Ha aggredito Manahue con un coltello. Dio mio! E non è finita. Perché? C'è ancora qualcosa? Purtroppo sì. Il mio problema con Pedro Luis, il problema delle mie relazioni intime che non riesco ancora a risolvere. Senti, Leonella. A questo punto dovresti cambiare psicologo. No, no. Non ci penso nemmeno. Invece dovresti farlo, Leonella. Ascolta il mio consiglio. Guarda, questo è un pensierino per il bambino. Grazie. Vorrei darglielo io, è in casa? Sì, è in camera sua. Allora vado. Certo. Pronto? Sono Damian. Tu? Leonella, voglio vederti. No, no, Damian. Voglio vederti per l'ultima volta. Vieni. Non voglio. Ti aspetto. Ecco, dottor Guerra, sono i documenti che occorrono per la domanda. Che domanda, Esther? Per il suo divorzio. Non ricorda di avermi chiesto di preparare i documenti. No, ma che straccia tutto quanto. Non intendo più divorziare da Leonella. Veramente, dottore. Oddio, non sa quanto ne sono contenta. Questo vuol dire che finalmente è tutto sistemato fra voi. Beh, quello che non funziona fra di noi continua a non funzionare. Non so come finirà il nostro matrimonio, però voglio provare a continuare insieme a lei. A meno che non sia Leonella a lasciarmi. Beh, su questo può stare completamente sicuro. Vacci cauta. Stava per farlo. Davvero? Non ci credo. Invece sì, Esther. L'ho trovata giusto in tempo. Già. E voleva portarsi mio figlio lontano, molto lontano. Aveva accettato l'aiuto di un altro uomo. Oh mio Dio, quanti libri, Pedrito. Sai, Maruca, li ho dovuti prendere tutti perché devo studiare tanto. Devo studiare matematica, geografia, spagnolo. E che cosa fai? Studi tutto insieme? Purtroppo sì, vedi, sono molto indietro. Pronto, Casaguerra? Sono io, Maruca. Per favore, passami la signora. La signora non c'è, signor Pedro Luis. Ehi, è papà! Pronto? Papà! Ciao, Pedrito. Senti, papà, sai che ho preso tutti i libri di scuola? Voglio rimettermi in paro in tutte le materie, perché non voglio proprio perdere l'anno. Io spero tanto di farcela. Bravo, Pedrito. Buon lavoro, dunque. E chi ti aiuterà? La mamma? Beh, vedi, la mamma, è uscita e devo fare da solo. Ah, sì? Passami Maruca, per favore. Maruca, dove è andata mia moglie? Non lo so, signor Pedro Luis, non me l'ha detto. Sapevo che saresti venuta. Su, lasciami. Che cosa vorresti fare? Come pretendi di trattenermi contro la mia volontà, Damian? Io me ne vado. Aspetta. Leonella, per favore, ti supplico. Te ne prego. Non puoi andartene così. Non ti ho ancora detto perché ti ho chiamata. Per favore, ascoltami. Ti supplico. Ascolta tu me. Ascoltami. Damian, ascoltami, per favore. Quello che provi per me non è un sentimento autentico, è una specie di miraggio. È un qualcosa che tu hai costruito per sostituire Angelica. Tu non ami me per me stessa. Hai pensato di amarmi solo perché assomiglio a lei. Pensi che io possa riempire il vuoto che lei ha lasciato. Però non è così, Damian. Non è così perché tu continui ad amare lei. È Angelica la donna che tu ami. Ed è morta. Morta, mi capisci? Tu non la potrai mai rincontrare in questo mondo. Ed è malsano mantenere il culto di una persona morta e tu, meglio di ogni altro, come psichiatra, dovresti saperlo. Sì,
Lo so. E allora, curati. Curati, Damian. Prova a dimenticarla. Prova. Leva quel ritratto da lì, da quella parete. E buttalo. Sbarazzatene. Puoi continuare a ricordarla, guardami. Ricordala. Ma impara a vivere senza di lei. Vivi. Innamorati di una donna viva. Non di una che fuori sembra una sua copia precisa, ma che dentro, ebbene, dentro non lo è affatto. Cerca l'anima di Angelica. Cerca ciò che spiritualmente ha fatto sì che tu l'amassi. Tutte quelle affinità che avvicinano le persone. Il piacere della musica. La poesia. Tutte quelle cose che... quei gusti che tentavi di creare artificialmente in me. Leonella. Io ho una mia personalità, Damian. E ho una mia vita. I miei desideri. I miei affetti. Io adoro mio marito e mio figlio. E pensa invece che non sono ancora riuscita a farli felici. Ti ringrazio per quello che mi hai detto. Hai ragione. E chissà che tutto quello che sto passando possa servirmi per reagire. Dedicati al tuo lavoro di nuovo. Il lavoro ti sarà d'aiuto. No, Leonella, no. Non posso continuare la mia professione se prima non faccio una cosa. E cioè? Curarti. Avanti, Damian. Moralmente non ho più diritto a esercitare la professione se prima non compio il mio dovere, se non giustifico la fiducia che hai riposto in me come paziente. Damian. Con te ho trascurato di essere medico per essere solamente uomo. Mi sono lasciato prendere dai sentimenti. Ebbene, ho commesso un errore per debolezza. Non ti devi scusare. Io ti capisco. Tutti noi commettiamo errori. Sì, ma nel mio caso è grave. Non me lo perdono. Leonella, il tuo è l'unico caso in cui ho mancato al mio dovere professionale. E voglio rimediare al mio errore per sentirmi a posto con me stesso e poter continuare la mia attività professionale. E inoltre, Leonella, per la tua felicità. Damian, credi davvero di poter... Ascoltami. Ascolta. Sapevo che tu avevi un'ossessione per tuo figlio e ho pensato che era la cosa più importante per te. Beh, io ti ho sempre detto che... Sì, per questo non mi sono accorto dell'amore che provi per Pedro Luis. Forse non lo accettavo. Ho pensato che la cosa più importante fosse il bambino. Sì, per me conta molto, però. Sì, Leonella. Tanto che è tuo figlio la ragione del tuo trauma. Come? È proprio tuo figlio a impedirti di essere una vera moglie. Voglio farti un regalo, Leonella. Un magnifico regalo. Vuoi forse dire, Damian, che potresti... Posso liberarti dai tuoi traumi. Posso farti essere una donna completa, capace di amare pienamente. Capace di godere di una sessualità sana accanto all'uomo che hai scelto come compagno della tua vita. Allora fallo, per favore. Nel mio rapporto con te, da paziente ad analista, sì, era mio compito trovare la radice del tuo problema. Ed estrarla, far sì che la comprendessi, ossia che ciò che reprimevi venisse a livello cosciente. È soltanto quando il paziente scopre e comprende le sue emozioni che può attingere alla fonte dei suoi sentimenti e sottometterli alla ragione, assumere il controllo su di essi e far sì che le sue angosce cessino. Leonella, io dovevo quindi trovare la radice e il motivo della tua frustrazione, del tuo trauma. Ma io già lo so, cioè la violenza di cui sono stata vittima, no? No. No, ascolta. Tu fosti vittima di una violazione. Ciò spiega le angosce, i tuoi timori, i tuoi incubi. Però non è questa la radice delle tue inibizioni. Non capisco, Damian. Vedi, perfino il rancore e le frustrazioni che sentivi furono superate dall'amore che provavi per tuo marito. Beh, sì, ma allora? Ciò che invece è rimasto è il tuo senso di colpa.
Vedi, la frigidità è in relazione a un senso di colpa, capisci? La tua paura di amare non è paura. Tu ti senti colpevole e quindi provi questo senso di colpa. Colpevole? Sì. Di aver abbandonato tuo figlio. Il rimorso che è nato in te quando ti sei separata da tuo figlio ha fatto sì che non ti sentissi degna e meritevole di fruire dell'emozione dell'amore che provavi per Pedro Luis. Lo desideravi tanto, Leonela, che, ecco, il tuo senso di colpa nel subconsciente si è fatto sentire per farti scontare le tue colpe. Ora capisco. E inconsciamente ti sei inibita, ti sei proibita di fruire dell'amore, ti sei condannata a non sentire la sua voce. Hai capito cosa ti sto dicendo? Mi spiego, ti è ben chiaro? Sì, sì, certo che sì. Adesso lo capisco, Damian. Ero talmente confusa, tanto angosciata da essere come addormentata. Bene, Leonela, devi essere cosciente che questo sonno ora è finito. Ora hai tuo figlio, puoi renderlo felice. Però, per conseguire questo, devi avere un matrimonio stabile. Un matrimonio felice. Dovete essere una coppia normale in tutto. E ora, per favore, liberati. Liberati dai traumi. Ama con il corpo come con l'anima, Leonela. Sii la donna affettuosa e sensuale che ogni uomo vorrebbe al suo fianco. Damian. E quando sarai accanto a tuo marito, quando sei sola con lui, abbandonati. Dimentica tutto. Pensa a te e a lui. Liberati dei tuoi traumi e sii felice. Sì, io voglio amare ed essere amata. Oh, Damian, che felicità. Ama, Leonela. Non aver paura dell'amore. Non ce n'è motivo, e tantomeno visto che ami tuo... Pedro Luis è... Che dobbiamo fare, signora? Ah, non lo so proprio. A me non viene in mente niente. È passato molto tempo, Marucca, e ormai è quasi notte. Però dobbiamo fare qualcosa, no? Non possiamo starcene così. Oh, signore. Oh, signore, perché non c'è un uomo in questa casa che se ne occupi? Oh, sarà Manaue. Apri lì avanti. Oh, che angoscia. Salve, Dio mio. Buonasera, c'è donna Delfina. È di là in salotto, si accomodi, prego. Grazie. Donna Delfina. Ah, Selenia. Selenia, eccoci qua tutte piene di trepidazione. Beh, alla fine che è successo? Niente, niente di niente. Nessuno dei due è uscito? No, c'è il silenzio più assoluto. Ma insomma, non li avete chiamati? Ah, non ho avuto il coraggio. Ho provato a bussare alcune volte, ma piano piano. Beh, io riprovo a bussare, ma questa volta... No, tanto non rispondono. Donna Delfina, questa storia non mi piace affatto. Anzi, mi sta preoccupando molto. Vabbè, si immagini noi. È come se siamo preoccupate. E in più col problema che il mio nipotino non se ne accorga. Ha capito adesso? Certo. Dov'è Pedrito? Vabbè, l'ho mandato con Sarita nell'altra stanza a vedere la televisione per distrarlo un po'. Ah, già, brava. Senta, donna Delfina, sì? Non si può aprire la porta. Non c'è un'altra chiave. Ebbene, sì, sì, io ho tutte le copie, ho una copia di tutte le chiavi. Ah. Però in questo caso la porta è chiusa dall'interno. Ah, oh. Oh, però la porta che dà nello studio, che comunica con la stanza, non ha una serratura di sicurezza e quindi si può aprire con la chiave. E lei ha questa chiave? Penso di averla. Adesso guardo, aspetti un momento, fammi passare, su. Ecco, dunque... Dovrebbe essere qui. No, queste no. Ecco, sono queste. Bene. Eccola qui. Però io non ne ho il coraggio. Ci penso io. Mi dia la chiave. Sì, sì. Qual è quella giusta? Questa. È questa, sì. Sì, è questa. Andiamo, venite. Sì, sì. Bene, andiamo, Marucca, su. Thank you.
da me. Chi si busco è l'amor. Ebbene. Sì. Che sollievo. Donna Delfina. Sì? Ecco qui, le restituisco le chiavi. Ah! Donna Delfina. Meno male che non ho bussato. Già, li avrebbe svegliati, no? Certo, dormivano così bene. Certo, certo. Maruca? Sì, donna Delfina. Abbi la bontà di dire alla cuoca, sì, insomma, di là in cucina, che prepari una cena, ecco, speciale. Molto volentieri. Ciao, nonno. Ciao, come andava? Come stai, Pedrito? Come vanno le cose? Ah, benissimo. È voluto venire qui per forza, non sono riuscita a fermarlo. Va bene, non c'è problema. Ma dove sono mamma e papà? Ah, ecco, dunque, stanno facendo un breve riposino, hai capito? Ma io ho bisogno d'aiuto con queste frazioni. Oh. Beh, io... Beh, può darsi che me le ricordi. Ecco, fammi queste, dire, cerchiamo qua di sbrigarci, perché è ora di cena. Certo, certo, anche io devo prepararla. Ah, no, no, non ha questo problema. Lei resta a cena insieme a noi, capito? Si ritenga invitata. E va bene, nonnina. Ah, ha detto nonnina. Beh, visto che è un'occasione così speciale. Come no? È una cosa che va celebrata in famiglia. No, no, non capisco. Cosa dobbiamo celebrare? Senti un po'. Tu pensa alle tue frazioni. Coraggio, Pedrito. Diamoci da fare. Ecco, abbiamo cinque... Svegliati. Pedro Luis. Su, svegliati. Amore mio. Su, su. Pedro Luis. Che c'è? Lo sai che ore sono? Le 7:30. Le 7:30? Proprio così. Capisci? Noi stiamo ancora qui. Sarà già buio. Ah, che ci importa? No. Chissà che cosa penseranno di noi. Che lo pensino pure. Siamo nel nostro letto matrimoniale. Che io sappia, noi siamo marito e moglie, no? Chi può scandalizzarsi per questo? Sì, però si staranno domandando. Che adesso si domandino pure quello che gli pare. Non mi importa niente, niente. Inoltre, quando ci leggeranno in faccia la felicità che proviamo, non ci sarà bisogno di nessuna spiegazione. Amore, dimmi una cosa. Hai visto com'era semplice? Dopo tanti problemi, tanti indugi e tutto il resto, beh, è avvenuto così, naturalmente. E senza tante complicazioni. Ora finalmente potremo avere la nostra luna di miele, amore mio. Questa sì che mi pare la migliore idea della tua vita. Vedi perché ti ho detto di fare un tentativo? Un tentativo particolarmente ben riuscito, sai? Briconcello. Chi, io? Sì. Beh, senti, perché non ci rivestiamo? Ma prima facciamo il bagno. E poi ci cambiamo e andiamo a mangiare un boccone, perché io sto morendo di fame. Anch'io. Sì? Sì. Ne hai molte? Mangerei un bue intero. Però prima di tutto dovrei darmi un altro bacio. Ancora. Bacio. Ti amo, ti amo. Ti amo. Ti adoro. Ti amo, ti amo. Ti amo, ti adoro, amore mio. Non hai più paura, dunque? Tu che ne pensi? Vuoi saperlo? Sì. Beh, credo che... ti sia piaciuto fare l'amore con me. Credi solo? Devo convincerti meglio. Io non mi oppongo. A
meno male che tutto si è sistemato per il meglio. Sì, era così bello vederli lì abbracciati. Selenia. Di cosa state parlando? Pedrito, ricordati sempre che quando ci sono degli adulti che stanno conversando, eccoli, facciamo finta di niente. Su, Pedrito. Allora, per primi si sommano gli interi. Ah, e poi, che bel fresco poi, piacevole che c'è stasera. Sembra basta, quasi no. Primavera. Non trova, Selenia? Così. Come vi vedo bene. Poi, ciao, grazie. Zia Selenia, come va? Come ti senti? Scusa, sto... Come stai? Di là. Stai bene? Bene, zia. Bene. E tu, Pedro Luis, e come te la passi? Diciamo, divinamente. Sto benissimo. È da molto che sei arrivata? Beh, io... Guarda. Un momento fa, a dire il vero. Mi dispiace, ma noi due stavamo... Stavamo parlando. Stavate parlando. Di certe cose. Sì. Ah, sì, bene, che aspettiamo? Andiamo subito a metterci a tavola. Avanti, sì. Andiamo. Prima l'ospite. Pedrito, vai a dare un bacio. Amore mio, mamma. Vieni da me. Prego, sì. Mamma. Pedrito. Papà. Tutti insieme. Avanti. Andiamo.